Per esempio, per quanto riguarda il gatto di cui parleremo questa sera, una cosa che vi dirà fra pochissimo Isabella, lo so già, dirà che i gatti non si sono evoluti. E allora dice, è una grossissima pecca. E dice, no, perché i gatti erano già perfetti ai tempi degli Egizi, ancora prima degli Egizi, quando c'erano i gatti. Da allora fino ad oggi, se ci pensate bene, il disegno del gatto è sempre l'occhio. Siamo quella, la figura del gatto. Invece, per esempio, anche noi uomini, anche la nostra carcassa umana stessa è molto cambiata, non solo il linguaggio, non solo le mode, non solo le cose, siamo cambiati anche proprio come fisionomia. Isabella Dalla Vecchia, piacere qua, membro direttivo dell'Oreca, soprattutto per Radio Bau. Come stavamo dicendo, ci sono tante chiacchiere, ci siamo inventati misteri bestiali. Abbiamo unito due cose, in realtà anche due sono veramente tante, perché quello che riguarda gli animali non è un argomento solo, è un argomento così complesso che riguarda la salvaguardia, il benessere e l'informazione. Non ultimo, anche il divertimento, quello che stiamo facendo questa sera. Giusto, perché è vero che abbiamo storia, abbiamo archeologia, abbiamo da meditare sopra alcuni culti dell'antichità, alcuni fatti, eventi, ma ci sono anche situazioni su cui sorridere, ci sono situazioni della vita quotidiana che nel passato ritroviamo ancora oggi, negative e positive allo stesso tempo, e ci accorgiamo che nulla o quasi è cambiato. Diciamo che soprattutto le cose negative ce le portiamo ancora appresso e dobbiamo dare uno sguardo al passato per capire che cosa ci stiamo ancora portando sulle nostre spalle. Raccontaci qualcosa della vostra realtà e soprattutto tanto ci do la domanda. Allora, buonasera a tutti, io spero, immagino che molti di voi già ci conoscono. Mondogatto è un'associazione, una onlus che è stata creata a Milano nel 1985, quindi l'anno prossimo festeggeremo i 30 anni di attività. Abbiamo un rifugio in via Schievano che di fatto rappresenta una casa per i gatti che non ne hanno più una, non ne hanno mai avuto. Quindi ci occupiamo di accogliere, di dare un riparo, delle cure a gatti che ne hanno bisogno. Qualsiasi motivo non possono più rimanere con i loro padroni. Purtroppo le cause degli abbandoni sono le più svariate, le più impensabili, le più disparate, hanno una creatività, una fantasia senza limiti, si va dall'allergia improvvisamente scoppiata, alla nascita di un bambino, a problemi a volte anche problemi economici, trasferimenti, decesso del proprietario, quindi c'è veramente una varietà di motivi che portano le persone ad affidare a noi il loro gatto. Ovviamente noi abbiamo diversi recinti, abbiamo una media di 150 gatti che ospitiamo in rifugio e il nostro obiettivo è quello, da un lato, di svuotare le gabbie e i rifugi e fare trovare una famiglia, quindi dare in adozione un numero maggiore di gatti possibile, sempre stando molto attenti alla famiglia e alla casa in cui andiamo a cedere, diciamo, il micio. Dall'altra l'importante però sarebbe paradossalmente anche di non riempire, quindi posti come Mondogatto in realtà in un mondo ideale non dovrebbero esistere, perché dovrebbero, ogni gatto dovrebbe avere un padrone, dovrebbe avere il diritto ad avere una famiglia, essere curato e non essere abbandonato in un gattino. Detto questo, facciamo quello che possiamo grazie alle donazioni, alla generosità delle persone che ci sono. Va bene, parliamo di gatti, vabbè, però scegliete, perché poi chiaramente qua abbiamo un'esperta veramente che ci lascia stecchiti, vi lascerà senza parole, non voglio anticiparvi nulla. Io posso soltanto dire, il gatto, leggende e misteri, in effetti ho sempre avuto un rapporto molto particolare con i gatti. La volta scorsa ho raccontato una storia che potrebbe avere del soprannaturale e in verità me ne capitano tante, perché comunque ho un rapporto proprio molto intimo con loro. Perché sicuramente non credo che ci sia appunto qualcosa di soprannaturale, però sicuramente c'è qualcosa di misterioso in loro. E poi un'altra cosa importante, il gatto è un po' come una compagna, un compagno da conquistare, e da conquistare faticosamente, bravo Davide, e mettendoci molta passione e soprattutto con molta delicatezza, perché chiaramente loro percepiscono
perché a me piace molto parlare di empatia, uso molto questa parola perché comunque è poco usata, mentre invece andrebbe coltivata dentro ognuno di noi, perché tutti quanti siamo empatici, chi più chi meno, e secondo me più riusciamo a esternare, a manifestare questa empatia e anche a parlarne, e più secondo me la società potrebbe migliorare. E sicuramente io ho molta empatia con i gatti e loro hanno molta empatia con me, forse perché gli animali più di tutti sentono veramente chi veramente non rappresenta un pericolo ma qualcuno che voglia migliorare.